Buongiorno, ben trovati al Salotto Acquatico di Swim Biz. È sempre un piacere per me incontrare Andrea Di Nino. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito. La multietnicità del nuoto, come la vogliamo chiamare ADN? Diamoci una nuova definizione. A Caserta, appunto, di partenza, sì, e anche di arrivo. Sì, e di passaggio forse verso l'università del 2019, perché voi sapete che in Campania verrà organizzato questo grande evento, ed è bello perché mi pare che l'ultimo evento campano internazionale fosse l'università di Giochi del Mediterraneo, scusami, quando furono costruite una serie di impianti sportivi. È bello che nel 2019 la Campania intera possa ospitare un qualcosa, e dovrebbe aiutare molto anche il sistema economico della Campania stessa, dal punto di vista sportivo e non solo. Però ritornando al discorso multietnico natatorio, perché tu hai concentri un gruppo... Sì. Solo di stranieri, quindi è sicuramente multietnico. C'è stato un piccolo passaggio italico, ma insomma, sì. Vabbè, quello è un altro discorso. Sì, non era un atleta ADN, Alice è stata... Alice Mizzau è stata da noi a Caserta, ma era un qualcosa che riguardava un rapporto, diciamo, pregresso tra lei, il suo tecnico Max Di Mito e la Federazione Italiana Nuoto. Ci hanno chiesto ospitalità, gliel'abbiamo data, ma lei non è mai stata un atleta ADN, quindi diciamo qualcosa... Era ospitata da noi, questo alla fine il rapporto che aveva con ADN. Detto questo, mi ha, diciamo così, impressionato, in positivo, il fatto che l'altro giorno, proprio Bordo Vasca, come... Sì. Neanche fosse un rumors, hai messo i banchetti proprio i giorni di scuola, tipo maturità. È vero. Maturità con i tuoi atleti che... Sì, per farli diventare maturi, è bella per questo. Farli diventare maturi. Hai ragione, forse è la definizione corretta. Cioè, spieghiamo però che cos'era no, questa cosa. No, è stato fatto firmare ai ragazzi un codice etico, forte, penso sia unico in Italia, almeno a livello di club. Dove anche al mondo, no? Al mondo non me lo permetto di dire, in Italia dubito che ci siano club che hanno pensato questo, ma non per fare i fenomeni, ma perché per noi è un qualcosa di molto importante, dove l'atleta si assume una responsabilità molto forte. Voi avete anche poi tra l'altro la versione originale, e confronto tutto quello che è l'assunzione di sostanze mediche in generale, e ancor peggio sostanze dopanti, l'assunzione di responsabilità, quindi un'assunzione di maturità, come hai detto giustamente te, agli occhi del mondo. Questo è per me l'aspetto più importante. Cioè, un atleta russo, che in questo momento sono sotto l'occhio del ciclone, Alex Briansky, che ha 18 anni, che si assume questo impegno formale, sostanziale, che lo comunica, perché condivide ad esempio la vostra notizia sulla sua pagina Facebook, riceve quindi degli applausi anche da suoi compagni di squadra che sono russi, e questo dimostra per l'ennesima volta che non esiste il nuotatore russo in quanto dopato, esiste il nuotatore dopato, punto, che può essere di tante nazioni. Però questa globalizzazione che fa sì che quello che tu fai, quello che noi scriviamo, venga rimbalzato. È un messaggio positivo, certo. L'hanno ripreso, media internazionale l'hanno ripreso la tua comunicazione. Questo vuol dire che c'è anche chi fa nuoto in maniera pulita. Poi possono andare forte, possono andare piano, ma almeno sono puliti. Senti, stiamo andando verso Rio. Qui siamo a Roma, Sette Colli, un passaggio importante, ci sono i tuoi atleti, ma tu hai una visione, diciamo così, a 360 gradi. Come vedi il Sette Colli a metà strada, e come pensi interpreti Rio? Ma mi sembra un Sette Colli che continua ad avere nuovi investimenti anche sulla logistica, vedo nuove aree, quindi questo è bello, vuol dire apportarlo sempre di più a un livello come possono essere l'internazionale di tennis o il Golden Gala. Tu, scusami, domanda provocatoria che io ho fatto da suo tempo, tu un po' lo copriresti? No, no, perché questa secondo me è un bene museale, una piscina che è un bene museale. Quindi secondo me il bello del Sette Colli è che si... Ma il grande caldo può inficiare negativamente, sì, sulle performance? È vero, però anche è vero che secondo me l'ultima Olimpiade che ha avuto nel nuoto una sensazione di grandezza è stata Atene 2004, quando si nuotava e non si vedeva il Partenone perché eravamo ad Oaka, però era straordinario. È vero, dal punto di vista tecnico hai ragione, però al Sette Colli difficilmente si cerca il record del mondo. E gli atleti, le delegazioni, i team vengono a Sette Colli perché tu nuoti vedendoti il cielo di Roma e i pini di Roma, e senti il Ponentino la sera. Certo, poi fa caldo, però se deve diventare... vede l'Olimpico, che mi dicono le cronache. Si vede la curva sud dell'Olimpico soprattutto, direi. La parte bella dell'Olimpico. Come succede spesso a Swim Biz, si esce dalla vasca e si vede la parte bella dell'Olimpico. E tu sei come il nostro vice Gianluca Guarnieri, non dico talebano tifoso giallo-rosso. Non so cosa c'è oltre i talebani. Vabbè, con simpatia lo diciamo queste cose. Ovviamente, perché il calcio, come il nuoto, come lo sport, tutto deve essere... Sì, quella la prendo molto seriamente, il nuoto un po' di meno, diciamo che ci sono due livelli diversi. Si scherza, perché l'amico Di Nino si scherza. Ritorniamo a Rio, insomma è una tappa, è la chiusura di un ciclo, la chiusura per tutti, per atleti che probabilmente dopo Rio smetteranno, per atleti che raggiungeranno il loro picco probabilmente a Rio, per nazionali che hanno investito risorse umane e economiche per Rio, quindi è evidente che è a Rio che si cerca la prestazione, in base al potenziale che si ha ovviamente. Vedremo secondo te
high level, grandi livelli? Ma il picco della forma dell'80% degli atleti, ovvero di tutti quelli che non avranno sbagliato qualcosa a preparazione sera Rio, c'è questa variabile impazzito o meno degli orari notturni delle finali, e questo potrebbe essere un 10% di variabile ulteriore, però sono sicuro che alcuni record del mondo potrebbero cadere, ad esempio il 100 delfino io lo vedo come uno dei record storici più a rischio, visto il numero enorme a questo punto di atleti che nuota sotto i 51 secondi nel 100 delfino. Adesso i contemporanei ci sono, carino vedere cosa fanno gli americani, sì. Cosa farà Phelps parando il 100 delfino, no? Ma ce ne sono, il discorso è che ci sono già tre atleti che nuotano sotto i 51. Lui e Chad Leclo, Laszlo c'è, poi c'è Schuling, c'è Cernia, cioè, cento delfino, se pensiamo che nel 2012 Evgeny Korotishkin arriva secondo a pari merito a 2 decimi dall'oro olimpico con 51,4, su 51,4 è impossibile che chiami non una medaglia ma probabilmente nemmeno i primi 5 posti. Senti, facendo sempre il parallelismo con il calcio, sai, nel calcio si fa la pretattica, dice, la formazione non te la dico fino all'ultimo, notavo che Sun, il cinese 1500, insomma non nuota i 1500, certo. Però fa un po' di pretattica, dice che insomma ne parla e non li fa, è un po' un movimento nuovo questo, diciamo che è una... io penso che onestamente Sung debba in questo momento, è vero che è il primatista del mondo, è vero che è campione olimpico, però la storia degli ultimi anni dice che l'atleta che ha dimostrato con i fatti non con le parole di essere il numero uno al mondo si chiama Gregorio Paltrinieri, l'ha dimostrato con i fatti, ma non in una gara, ha dimostrato una continuità dei risultati, una capacità di nuotare sempre sotto i 15 minuti nella facilità di vincere nuotando da solo più delle volte, a parte quando ha detti vicino a sé, però comunque nuotando molte volte l'ultima parte di gara da solo. Secondo me Paltrinieri con i fatti sta dimostrando il suo ruolo di numero uno al mondo in questo momento, l'altro lo dimostra nel suo passato, del passato. E un tuo collega che è Stefano Morini, coach, che è una garanzia perché poi l'allenatore... Negli ultimi anni è sicuramente l'allenatore che in Italia ha lavorato meglio, quello dicono i risultati, non solo con appunto Gregorio ma col gruppo suo di lavoro. Ecco, appunto mi parli di gruppi, come ADN, il ruolo dell'allenatore che è sempre più centrale, non perché su Ibiza ogni tanto, anzi spesso e volentieri mette gli allenatori in prima allenare fila. Allenare un atleta è un discorso, allenarne 4 o 5 è una cosa totalmente diversa, riuscire come sta facendo Stefano a gestire un gruppo così importante dove tutti hanno ambizioni importanti in un ambiente comunque armonico e dove tutti vanno forte vuol dire che lui sta facendo un ottimo lavoro, quindi è oggettivamente stato premiato un attore dell'anno in Italia negli ultimi 2 anni, lo merita perché con i risultati l'ha fatto. Ultima domanda, tu sei a Caserta, la splendida reggia di Caserta, noi pensavamo un tempo di mettere una piscina dentro al Circo Massimo, succederà a Caserta, perché la fortuna di Caserta è che c'è un direttore straordinario, Mauro Felicori, è una persona che secondo me è la persona che ha rilanciato Caserta negli ultimi mesi, è una persona di straordinaria cultura, altrimenti non sarebbe il direttore di uno dei più importanti siti museali in Italia, è una persona apertissima. Ma qui hai già fatto la proposta? Ne abbiamo già parlato. Mettiamo una piscina, monta e smonta? Poi la realizzazione concreta non sta a me perché se ne parla di sovrintendenze e quant'altro, ma che Felicori voglia aprire a tutto quello che è alto livello, arte, sport e cultura, la reggia, io ve lo posso, ma non perché lavoro con Felicori, perché sono suo detto stampa, ma perché quello è quello che ha dimostrato con il nuoto, con il basket. Ieri so che è stata presentata una giocatrice di pallavolo alla reggia di Caserta, quindi lui è vicinissimo alla realtà dello sport. International Swimming Cup reggia di Caserta, vasca corta, vasca lunga, insomma. Porterò la vostra intervista a Felicori, vediamo cosa mi dice. Beh, allora magari questa è un'idea. La prossima volta intervisterete lui. Più con che gran piacere, scherzo. Magari in coppia con te. Grazie ancora. Bocca al lupo a voi. Bocca al lupo e tutte le cose che annesse e connesse, ci vediamo prima delle Olimpiadi. Buon lavoro ragazzi e grazie. Grazie, ciao Consumibiz. Ciao.